366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 17 gennaio, un'intera biblioteca. La parola Bibbia viene dal greco, vuol dire i libri, e di fatto la Bibbia è una vera biblioteca. Si compone di circa 40 libri diversi, scritti nei secoli da diversi autori. Racconta la storia del popolo di Israele che fece un patto d'alleanza con Dio. Dio viene chiamato in molti modi: Elohim, Dio, l'Eterno, colui che è. Un tempo gli ebrei scrivevano il nome di Dio soltanto servendosi di segni che non si dovevano pronunciare. E quei segni si chiamavano il tetragramma sacro. La Bibbia inizia con la storia della creazione. Chiama il primo uomo Adamo e la prima donna Eva. Racconta che abitavano nel giardino dell'Eden, che è chiamato anche paradiso terrestre, e che dovevano dare il nome a ogni cosa. Non avevano comandamenti, ma un solo divieto: non mangiare frutti dell'albero della conoscenza. Eva, tentata da un demonio in forma di serpente, ne assaggiò e ne diede ad Adamo. Vennero scacciati e condannati a vivere e morire in una terra inospitale, tra sudore e lacrime. Gli studiosi hanno cercato le tracce di Adamo e delle cose narrate dalla Bibbia. Alcuni dicono che l'Eden si trovava in Asia, tra due fiumi, il Tigri e l'Eufrate. Altri dicono che questa storia è solo una leggenda e l'uomo è un discendente delle scimmie che nel corso del tempo si sono evolute. Ma nessuno è mai riuscito a dimostrarlo. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.